stato individuato questo evento che vedeva la partecipazione di molti giovani che a bordo di motocicli e ciclomotori di varie cilindrate, alcuni anche dei quali con motori elaborati al fine di aumentarne le prestazioni, stavano effettuando delle gare chiaramente non autorizzate, e quindi l'intervento immediato della pattuglia della locale stazione e anche di tutti gli equipaggi in circuito di controllo del territorio hanno impedito, ecco, il prolungarsi di questo evento. Però in quel contesto sono state anche raccolte delle informazioni e dei risvolti investigativamente utili che hanno consentito di individuare in due giovanissimi, un sedicenne e un quattordicenne, nella provincia di Treviso, che avevano creato dei gruppi di messaggistica istantanea all'interno dei quali venivano divulgati anche attraverso una locandina, specificamente quella dell'11 di settembre, questi eventi su strada, e che vedevano la partecipazione non solo di, tra virgolette, concorrenti, ma anche di giovanissimi spettatori che ai margini della strada assistevano alle gare. Quindi da un lato si è intervenuti, si è stoppato immediatamente quella specifica competizione, ma poi durante il proseguo delle indagini siamo riusciti a intercettare e impedire una ulteriore competizione su strada che era stata programmata sempre nella zona industriale di Valle di Riese per domenica 16 ottobre. E pertanto, ecco, siamo riusciti a intercettare questo evento ed impedirne l'esecuzione. Prevedevano dei premi poi per i vincitori? Al momento no, erano gare di competizione in velocità che prevedevano più che altro l'esibizione e quindi anche la messa in mostra di quelle che erano le prestazioni di questi motori elaborati. Ragazzi di dove e più o meno di che età? Tutti minorenni o anche maggiorenni? Ma l'età era sì, per lo più minorenni, ma anche maggiorenni, comunque tutti giovanissimi, provenienti anche da province limitrofe, e quindi un'attività anche coordinata con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia ha permesso di identificare questi organizzatori e porre fine a queste gare potenzialmente pericolose sia per i soggetti che guidavano i ciclomotori, ma anche per i numerosi spettatori. Quindi, oltre ad ammettere le loro responsabilità, si sono veramente dimostrati sinceramente pentiti e ci hanno anche aiutato nell'impedire lo svolgimento di quello che sarebbe stato l'evento del 16 ottobre.